TV, TV di comunità. Sono persone che non lavorano e non studiano, non sono inseriti in percorsi di formazione. Come si potrebbe risolvere questo problema? Sarebbe opportuno creare tramite la rappresentanza, che sia essa di classe, consulta, istituto, dei progetti che aiutino gli studenti a rapportarsi con il mondo del lavoro. Il problema dei giovani che non studiano e non lavorano, a mio avviso, è prima di tutto un problema di entità sociale e di concezione del mondo della scuola. Questo non è legato tanto alla loro personalità quanto a come sono in grado di vivere e formarsi all'interno del mondo della scuola. Bisogna far passare il messaggio che questi giovani devono essere non solo integrati, ma gli va fatto capire che il mondo dell'istruzione, il mondo della scuola, è un mondo fondamentale per loro, in cui possono crescere, formarsi e costituirsi come cittadino in primis. Si smette di andare a scuola magari perché si trova in quel momento un lavoretto di 2-3 mesi e dopo però appunto ci si riversa in quella condizione che è il no lavoro e il no studio. Certo, se un ragazzo non lavora e non studia è tagliato fuori.